Ai, eccolo! Io. Facciamo questo. Il gol di Bugelli al 25esimo, 1-0 per Pistoia. E c'è il secondo gol del numero 11 Nicolai e siamo al 28esimo minuto, 2-0 Pistoia. Maggi per Sodini e poi c'è il gol di Della Pina che accorcia al 32esimo, 2-1 per Pistoia. Calcio d'angolo Pistoia, Cerrettini dalla bandierina, il colpo di testa è alto sulla traversa, si rimane sul 2-1 per Pistoia. Siamo al 40esimo, c'è un angolo per Pistoia, respinge la difesa, poi il tiro sul fondo. Della Pina dalla bandierina, ancora il portiere in due tempi, 2-1 Pistoia al 45esimo. C'è il 3-1 per Pistoia, Cerrettini dal limite batte Ceragioli. Attenti difesa! 3-1 al 45esimo. Il tiro di Credentino e la palla in angolo. Bella azione, bella parata del portiere e salva su Della Pina. 3-1 Pistoia. E ancora il portiere salva, riprende Tedeschi che conquista un angolo. Siamo al 28esimo, sul calcio Della Pina, il tiro alto. Vieni, siamo...
Vai Tommy, vai Tommy! Vieni! Vieni Marco, vieni! Era vantaggio lui! Dato dato! Calcio d'angolo alla mezz'ora, portiere vola e para, veloce contropiede, il tiro, c'era Cioli, riesce a respingere, riprende però. Ancora il tiro e la parata di Ceragioli. Vai Tommy, vai Tommy! Vai Tommy! Ancora Ceragioli riesce a salvare. E c'è il gol di Maggi al 40esimo, 3-2 per Pistoia. C'è il fischio finale che vede Pistoia battere forte le marmi per 3-2. Allora Luca, una partita sfortunata, però nel primo tempo avete sciupato quasi tutto. L'abbiamo approcciata non nella maniera adeguata, loro sono venuti col coltello tra denti, squadra di categoria, squadra solida mentalmente, non ci hanno regalato niente e hanno vinto quasi tutti i duelli il primo tempo e quindi sono stati migliori. Poi tre tiri, tre gol, ma non mi voglio appellare a questo, secondo me oggi la sconfitta è meritata perché dobbiamo fare qualcosina di più. Non siamo stati tranquilli nel primo tempo e poi nel secondo tempo potevamo anche riaprirla, ma è mancata un po' di tranquillità, un po' di lucidità e un pochino anche di serenità, quindi che ci serva un po' da lezione. Il gol subito nel primo tempo su un errore difensivo vi ha un po' demoralizzato. È un déjà vu. Pensavamo di avere sistemato qualcosina, invece abbiamo ripreso il solito gol con la solita palla lunga dove non l'abbiamo letta bene e non siamo stati bravi, quindi non è sfortuna, ma è bravura dell'avversario ed è merito nostro. Allora bocca al lupo più avanti. Crepi. Allora buona la prima, mister Corelli, sì, della Pistoia. Diciamo una partita difficile, però alla fine l'avete spuntata. Sì, è stata una partita complicata, si sapeva che si veniva a giocare contro una squadra forte, quindi ci si era preparati anche mentalmente a una guerra, insomma una battaglia. Il primo tempo è stato molto buono, poi anche il caldo ha un po' inciso, il secondo tempo i ritmi sono un po' calati, però insomma alla fine siamo arrivati in fondo con un po' di patimento, però insomma il contropiede forse si poteva chiudere un paio di volte, però calcio anche questo. Allora ci sarà la prossima volta, ci sarà da arrivare a maggio. Ce n'è da far tante di prossime volte, insomma l'importante è partire bene, poi vedremo che succede. La squadra ha giocato anche un buon calcio. Sì, abbiamo giocatori di qualità, siamo un po' grossi, quindi le prime partite siamo un po' faticati perché il caldo, insomma ragazzi strutturati, oggi diciamo siamo andati meglio rispetto alle prime due partite di Coppa. E speriamo che fa un buon campionato, dai. Bocca al lupo. Crepi.